E legato al piano di Euribor sono state fatte importanti transazioni relative appunto ai debiti pregressi. Cito alcune, quelle più importanti, che sono quelle con la società Sidendo Ambiente, con la Soical, con l'Obiettivo Ambiente, con gli Eredi Vacca, con la famiglia Scaglione, la famiglia Siciliano e Reitano per quanto riguarda Palazzo Nieddu del Rio, dove abbiamo pagato solo per questa vertenza, se non ricordo male, No, 400, niente da dire, 400.000 400 mila euro. Quindi per farvi capire quelle che sono le difficoltà nell'amministrare una situazione così complessa. Basti pensare appunto agli Eredi Vacca, dove abbiamo fatto una transazione per 420 mila euro di debiti derivanti dall'esproprio di via Cosmano, quindi risalente a oltre 20 anni fa, e all'esproprio di via Virgilio, dove c'era una scuola dell'infanzia su un terreno che non è neanche accatastrato, l'abbiamo accatastato noi e stiamo pagando quel debito risalente a 30 anni fa. Tenete conto che noi stiamo ricostruendo la scuola, ma il terreno non era neanche intestato all'amministrazione comunale, soprattutto non era stato pagato l'esproprio dell'epoca. Tocco quelli che sono i punti più importanti. Situazione rifiuti, che è un settore delicato, dove ricordate tutti la situazione che abbiamo riscontrato al momento del nostro insediamento. Situazione che è stata risolta, abbiamo internalizzato il servizio con un enorme risparmio e utilizzando il personale, saltuariamente il personale dell'ente e dei fornitori esterni. Abbiamo sicuramente risparmiato molto, abbiamo evitato disagio alla città, nel senso che il servizio raccolta rifiuti, bene o male, ha funzionato con un enorme risparmio, e non siamo però diventati un comune virtuoso da questo punto di vista. Nel senso che uno degli obiettivi di consiliatura, ma che in ogni caso raggiungeremo prima del termine del nostro mandato, è quello di passare a un servizio di raccolta differenziata porta a porta. Abbiamo fatto la raccolta differenziata stradale, che ha portato dei benefici, ma non diciamo rilevanti da questo punto di vista. E siamo in attesa di ottenere lo sblocco del finanziamento per la realizzazione dell'isola ecologica in contrada Ligino, su un terreno confiscato alla criminalità organizzata, e nei giorni scorsi, prima di Natale, ci hanno confermato che entro gennaio il finanziamento verrà sbloccato, il lavoro è già stato appaltato, quindi riteniamo che per giugno avremo anche noi la nostra isola ecologica e chiuderemo, come già preso impegno, preso anche in Consiglio Comunale, chiuderemo quella adiacente il cimitero cittadino, che in ogni caso in qualche modo ha funzionato e servito appunto per tamponare queste situazioni. A tal proposito, proprio sui rifiuti, un settore che è importante, che affiderò la delega al vice sindaco in una rimodulazione in parte di giunta che andrò a fare nelle prossime settimane. Però Raffaele, che diciamo ha di fatto terminato questo importante lavoro nel settore del bilancio, si occuperà appunto della gestione del servizio rifiuti, proprio perché intendiamo dare alla città questo importante servizio entro la fine del 2017, noi speriamo di poterlo realizzare anche prima, usufruendo del finanziamento regionale che la Regione Calabria ha riservato ai comuni superiori a 10.000 abitanti, che sono 84, finanziamento appunto per supportare questo ciclo dei rifiuti, dove verrà fatto un bando di gestione del servizio esterno per 5 anni. Passando al settore dell'urbanistica, anche qui i risultati sono importanti ed interessanti, soprattutto per quello che riguarda i due strumenti urbanistici. Finalmente, Loghi, dopo un periodo lunghissimo, si è dotato del nuovo piano di spiaggia. Ricordo che le tre precedenti amministrazioni avevano provato a portare a casa questo risultato senza riuscirci.
Noi abbiamo approvato l'ultimo consiglio comunale, il penultimo consiglio comunale dell'anno, abbiamo approvato in via definitiva il piano di spiaggia, che è uno strumento importante per lo sviluppo turistico della città. Da qui a qualche settimana partiranno anche gli avvisi pubblici, quindi per affidare dei nuovi spazi sul lungomare cittadino. E ringrazio appunto l'assessore Cappuccio che ha lavorato per ottenere questo importante risultato, che è un vanto per tutta l'amministrazione comunale. Stessa cosa per quanto riguarda il piano strutturale comunale, dove l'iter è in via di definizione e dovremmo chiudere la conferenza di pianificazione entro fine gennaio. C'è stato l'ultimo incontro propedeutico alla chiusura del piano della conferenza i primi di dicembre presso la provincia di Reggio Calabria con i tecnici incaricati, e ritengo che da qui a qualche settimana porteremo a casa anche questo importante risultato, con che è qualcosa di importante per la città, perché c'è sofferenza dal punto di vista urbanistico, perché siamo in deroga come tutti i comuni che non hanno il piano strutturale, e quindi anche i cittadini avranno la possibilità di poter pianificare interventi diciamo nelle aree di proprietà. E è stato fatto anche il piano di protezione civile, che era uno strumento mancante in questa amministrazione, è stato redatto ed approvato, e quindi anche da questo punto di vista, considerato che ci sono stati diversi incontri anche in prefettura a Catanzaro, alcuni di loro che diciamo in regola con quelle che sono appunto le normative vigenti. E sempre nel settore dell'urbanistica c'è stata grande attenzione ai condoni, sono stati affidati dai professionisti esterni la grande mole di pratiche esistenti presso questo comune, che superava, se non ricordo male, superano le 2000 pratiche. Molte sono state evase, molte sono in fase di notifica, però ritengo che da qui al termine di questo anno, e quindi grazie agli obiettivi di fine anno del 2017, andremo a chiudere definitivamente le pratiche dei condoni, che sono giacenti presso i nostri uffici, sono giacenti da quasi 20 anni. E malgrado le difficoltà economiche, non ci siamo sottratti a importanti interventi per quanto riguarda le manutenzioni della rete idrica, della rete elettrica, della rete fognaria, interventi spesso anche quotidiani, essendo le nostre reti, come molti comuni, reti super obsolete, però non sono mancati gli interventi. Abbiamo cercato di intervenire quasi in tempo reale davanti alle richieste dei cittadini, davanti alle segnalazioni, anche nella rete elettrica. Diciamo che la città non è più al buio come era una volta, ma bene o male quel famoso problema della lampadina che mancava in questa città oggi non c'è più. E anche qui, grazie a grande anche merito all'assessore Fontana, quindi bene o male sono stati ottenuti importanti risultati, come anche la bitumazione delle strade. Ci sono stati diversi interventi da parte di questa amministrazione, sono ben 4 gli interventi che sono stati fatti. Certo, non è facile, non avendo soldi, andare ad asfaltare tutte le strade, perché non è possibile, ma bene o male, specialmente durante l'inverno, quando ci sono i maggiori situazioni di dissesto stradale, bene o male siamo intervenuti, abbiamo risolto, gli ultimi interventi sono stati fatti appunto nei giorni scorsi, prima delle vacanze di Natale. Grande attenzione è stata dedicata anche al cimitero cittadino, che è un'altra, diciamo, criticità di questa città, con costanti e continui interventi di manutenzione attraverso i nostri dipendenti, attraverso le ditte esterne, anche attraverso una convenzione con Calabria Verde, che sarà momentaneamente sospesa in quanto Calabria Verde sta procedendo alla pulizia dei torrenti, ma dovrebbe riprendere questo lavoro, come concordato con il responsabile di Bovalino, l'avvocato Mineto, dovrebbe riprendere nei prossimi giorni anche questa convenzione con appunto la pulizia del cimitero cittadino. Sul cimitero cittadino vi dirò qualcos'altro quando parliamo dei lavori pubblici.
Anticipo che abbiamo già approvato in giunta un project financing davanti a una proposta che ci è pervenuta da Rivati, leader, abbiamo avviato l'iter per il project financing su una proposta di un gruppo di imprese, di aziende, di privati, e quindi porteremo il Consiglio Comunale da qui a breve. Il cimitero cittadino verrà riqualificato interamente e verrà ampliato nella parte davanti al cimitero, e con la realizzazione di numerose cappelle e loculi, perché oggi siamo in situazione di criticità, non abbiamo più spazio all'interno del cimitero. Da qui abbiamo accolto di buon grado questa proposta pervenutaci attraverso uno strumento che abbiamo visto che funziona, perché molti comuni utilizzano appunto il sistema del project per poter ampliare il cimitero con la gestione poi ad un gestore esterno. E c'è qui l'assessore Sofia, interverrà anche lei dopo, ma ritengo anche nel settore della pubblica istruzione c'è stata grande assistenza da parte del Comune a quelle che sono le problematiche, ma dirà meglio di me Anna dopo, con un confronto costante con le istituzioni scolastiche, con le famiglie, appunto per garantire servizi alla collettività. E l'unico neo che abbiamo, diciamo, è quello della mensa scolastica, che avevamo riattivato il secondo anno del nostro insediamento nel 2014, e purtroppo mensa che è stata sospesa in quanto poi da una verifica delle condizioni delle strutture è mancata l'agibilità per quanto riguarda questo servizio, ma ritengo che per il prossimo anno scolastico, con la consegna dei lavori di via Virgilio e con un lavoro che sta facendo l'assessore anche nelle altre scuole, dovremmo ripartire con il servizio mensa. E di questo ci scusiamo con le famiglie che purtroppo hanno questo disagio, e con l'istituzione scolastica, però spesso le cose non dipendono dalla nostra volontà. E però anche sulle condizioni delle strutture scolastiche abbiamo, come nel resto d'Italia, c'è una situazione di evidente criticità, ma anche lì stiamo intervenendo per risolvere tutte queste problematiche. E sugli eventi legati anche alla cultura, diciamo che abbiamo cercato, non avendo neanche la possibilità economica, ma abbiamo fatto ricorso anche a sponsorizzazioni esterne e impegnato pochissime risorse di bilancio, abbiamo caratterizzato questa amministrazione per pochi eventi, ma eventi di qualità. E su questi eventi non possiamo non ricordare appunto l'Open Ice, un evento ancora in corso che è giunto alla quarta edizione, è diventato il riferimento per tantissimi giovani, con pochissimi costi per l'ente. E anche quest'anno, anche in assenza del contributo della provincia che c'era stato negli anni precedenti, la manifestazione si è svolta anche quest'anno con interessanti e importanti risultati, che hanno proiettato luogo, diciamo, al centro del divertimento, del riferimento anche per tantissime famiglie, con un programma sia per i bambini sia per i giovani che meno giovani, come anche altri eventi importanti, e l'opera lirica giunta alla terza edizione, e che riproporremo anche il prossimo anno, e grazie anche appunto ad Anna, e anche questa manifestazione culturale, una manifestazione di livello e degna e adeguata a quella che è la storia di questa città, come la festa dello sport che dal primo anno abbiamo riproposto sul lungomare cittadino, e come manifestazione di riferimento per tutte le associazioni sportive e per i giovani, che è un evento molto importante su cui ha lavorato e continuerà a lavorare la consigliera Bumbaca. E anche sul mercato, dopo aver trasferito il mercato settimanale nella traversa di via Cusmano, rendendolo, diciamo, più agevole e più praticabile per i nostri cittadini, anche qui è stato fatto dall'assessore Baldassarre un importante lavoro per recuperare il pregresso pagamento da parte appunto degli ambulanti. Solamente nell'ultimo anno abbiamo recuperato, per quanto riguarda gli anni pregressi, oltre 100.000 euro.
questo per far capire anche agli ambulanti che erano abituati a non pagare che è necessario avere un servizio, ma è necessario anche contribuire per poter migliorare appunto i servizi. Anche sul mercato coperto, sul mercato alimentare, andremo a fare degli interventi nel corso dell'anno per poter migliorare anche l'offerta e per poter creare condizioni anche agevoli sia per gli ambulanti che partecipano al mercato alimentare, sia per farlo diventare un punto di riferimento importante per i nostri cittadini. Abbiamo approvato in giunta il piano parcheggi a pagamento e per quanto riguarda, che tra l'altro è previsto anche nel piano di equilibrio finanziario, e piano parcheggi a pagamento che in precedenza era già stato fatto, era andato l'azione unica appaltante, non era partecipato nessuno, lo abbiamo migliorato e trasmetteremo le carte alla stazione unica appaltante nelle prossime settimane, quindi ritengo che anche da qui a giugno la città sarà più ordinata, sicuramente oltre qualche entrata maggiore per il comune sarà più ordinata, e quindi anche questo è un piano importante e partirà anche una sorta di sistema di controllo, il cosiddetto sorpassometro, che è già stato appaltato nell'area che va dal museo cittadino all'ingresso della città lato sud. E abbiamo avuto qualche critica per quanto riguarda il semaforo, il fotored all'incrocio di via Cosmano con via Napoli, e sicuramente ha portato qualche maggiore entrata per l'ente, ma abbiamo evitato grazie a questo semaforo quei numerosi incidenti che quasi quotidianamente vi erano in quell'incrocio stradale, con l'incrocio importante perché è quello prossimo anche al traffico proveniente sia da Siderno sia dall'ospedale, quindi una strada di collegamento importante. E per quanto riguarda le politiche sociali c'è stata grande attenzione alle famiglie bisognose attraverso anche dei contributi minimi, ma attraverso delle verifiche che sono state fatte appunto dall'ufficio politiche sociali del comune di Locri. E poi abbiamo lavorato perché Locri, come sapete, è diventato comune capofila del distretto sud, per sbloccare tantissime risorse, e adesso partiranno una serie di bandi riguardanti tutti i comuni dell'area sud, che sono 23 comuni, e anche qui è stato fatto un lavoro importante, e grazie anche al contributo della consigliera Mollica, e finalmente il distretto sud riparte e ripartirà tutta l'assistenza agli anziani, all'infanzia, una serie di investimenti importanti sul territorio. Anche su questo aggiungo, a parte del distretto, Locri ha ottenuto un finanziamento di 500.000 euro direttamente dal Ministero per realizzare un asilo nido comunale con la gestione anche per un anno, e penso che dovrà essere fatto nel 2017. C'è stato poi, come a tutti noto, un grande impegno politico da parte di questa amministrazione comunale per evitare lo smantellamento, la chiusura dell'ospedale, ma su questo conoscete qual è la nostra posizione, la posizione che è battaglia che porteremo avanti, perché siamo convinti dell'importanza di questa struttura non solo per la nostra città, ma riteniamo per tutto il territorio della Locride. Il giorno 10 ci sarà l'incontro con il prefetto di Reggio Calabria, appunto nel tavolo voluto dal ministro Lorenzin, dove andremo a capire effettivamente quali sono stati, da distanza di 2 mesi dall'istituzione del tavolo,
e le proposte portate avanti appunto dai commissari sia regionali sia dal commissario Brancati. E siamo anche preoccupati della situazione dei talassemici che a distanza di mesi non si vede nessuna soluzione per quello che riguarda una problematica seria posta da loro, ma non vediamo, devo essere sincero, oggi nessuna risposta concreta per quanto riguarda la situazione dell'ospedale. Si parla di concorsi, si parla di tante cose, però ad oggi in concreto non vediamo nulla. Capiremo quel giorno davanti al prefetto di Reggio Calabria, che lo ringraziamo appunto per questo lavoro che sta facendo di coordinamento del tavolo. Cercheremo di capire effettivamente quale sarà il futuro dell'ospedale, ma non ci sottrarremo sicuramente ad altre iniziative che porteremo avanti appunto in difesa di questo presidio. E per quanto riguarda le problematiche invece relative alle fondazioni, Zappi e Scandapiego sono due importanti fondazioni, una è commissariata col segretario comunale, su quell'altra non abbiamo ancora nominato i componenti. Abbiamo chiesto alla prefettura di Reggio Calabria di essere supportati in questo percorso, perché prima di nominare i componenti delle fondazioni dovremmo essere supportati e fare chiarezza su quello che è il patrimonio di queste fondazioni comunali e sull'effettivo utilizzo di questo patrimonio. Tutto ciò in una sorta di operazione di trasparenza e legalità che questa amministrazione sta portando avanti in tutti i settori sin dall'insediamento. E infine, andare qualcosa sui lavori pubblici, dove anche qui abbiamo fatto importante lavoro per sbloccare fondamentali risorse per la città, e soprattutto grazie a una serie di finanziamenti, alcuni ereditati dalle precedenti amministrazioni che siamo riusciti a rispolverare, altri che abbiamo messo in cantiere noi, ma soprattutto non utilizzando risorse di bilancio e ponendo fine a quel sistema che ha creato poi una sorta di voragine, di buco in bilancio, che era quello di fare le opere pubbliche attraverso l'indebitamento dell'ente, attraverso i mutui a carico dei cittadini, perché la maggior parte delle opere in passato sono state realizzate così e ancora oggi stiamo pagando mutui per quelle opere, per strade e lavori fatti. Poi Raffaele vi dirà esattamente quanto paghiamo annualmente di mutui. Basta pensare che lo stadio comunale è stato fatto interamente nel 99 con un mutuo a carico del bilancio comunale che finiremo di pagare nel 2026 o 56 2026. E su questi lavori che abbiamo avviato durante, diciamo, la nostra amministrazione, che continueremo appunto a monitorare per arrivare alla conclusione di queste opere, vi è il teatro all'aperto in Contrada Moschetta, anche lì un iter burocratico complesso, in quanto è stata fatta una perizia di variante autorizzata nei mesi scorsi dal Genio Civile, e i lavori, dopo essere stati sbloccati, sono ripresi, e questo è un finanziamento di 1 milione di euro che fa parte del protocollo Forever approvato all'epoca dall'amministrazione regionale Loiero e dal comune con il sindaco Macri. Per quanto riguarda l'ostello della gioventù, che è un po' in sicurezza, abbiamo provveduto ad attivare tutte le procedure, l'ostello è stato realizzato con un bene confiscato per un importo di 2.194.570. Vi comunico che la nota procedura che aveva visto l'ostello, che non aveva partecipato nessuno alla gara per la gestione, la gestione è stata affidata al consorzio UEL, che si è aggiudicato appunto il bando fatto nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale. Avevano partecipato due soggetti, e il 30 di dicembre la commissione composta da tecnici comunali ha affidato al consorzio UEL, che mi dicono aver presentato un progetto ambizioso ed interessante per l'utilizzo di questa struttura, dove portare benefici anche dal punto di vista turistico a tutta la città ed il comprensorio.
Stessa cosa per quanto riguarda il centro di aggregazione giovanile in Piazza dei Gasperi, che è stato avviato noi questo lavoro su un finanziamento del Ponte di Sicurezza per 896.000 euro, progetto che appunto è struttura che è stata rinnovata, riqualificata. Non abbiamo individuato ancora il soggetto gestore di questa struttura perché ha malgrado e la compartecipazione alle spese da parte dell'amministrazione comunale, che ha creato per noi anche un momento di disagio dal punto di vista economico, perché non solo affidiamo delle strutture gratuite, abbiamo addirittura dovuto contribuire anche alla gestione delle spese, in quanto la precedente amministrazione aveva previsto questo. Abbiamo ridotto gli importi, però per la gestione di questo centro di aggregazione giovanile, che sono oltre 1.000 metri di struttura, non abbiamo trovato il soggetto gestore. È stato appunto il Consiglio Comunale nello scorso mese di dicembre istituita una commissione speciale presieduta dall'assessore Fontana e con consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, che dovrà individuare un progetto, un'attività per poter in tempi brevi prevedere l'apertura appunto di questo centro. Un altro centro di creazione giovanile, che è un progetto che abbiamo ripreso, che era stato finanziato durante l'amministrazione del sindaco Macri, riguarda il progetto Next Giovani, con la realizzazione di impianti sportivi alle spalle della scuola del liceo classico, con la realizzazione di due campi da tennis coperti e un impianto polivalente sempre coperto. Progetto cofinanziato dalla provincia di Reggio Calabria con 210.000 euro che verrà inaugurato nei primi mesi di quest'anno. Riteniamo che entro prima di Pasqua avremo inaugurazione di questo centro di impianti sportivi, che sono sicuramente utili alla città, agli sportivi e ai giovani di questa città, e soprattutto serviranno anche come impianto sportivo e palestra per il liceo classico, che non ha appunto un impianto sportivo ed è costretto a ricorrere a delle soluzioni spesso a trasferire i propri studenti presso altre strutture. E ieri abbiamo invece firmato e pubblicato la determina per quanto riguarda i lavori di un altro impianto sportivo con annessi spogliatoi presso i Salesiani per 500.000 euro, e il famoso progetto del pacchetto Locride e Ponte Sicurezza Locride, avuto all'epoca dal ministro Cancellieri. Sapete benissimo che questi finanziamenti rischiavano di essere per mancato utilizzo di essere revocati. E Locri era uno dei pochi comuni, se non l'unico, ad avere all'epoca il progetto, e oggi Locri è già stato appaltato, quindi inizieranno i lavori la prossima settimana. So che anche gli altri comuni fortunatamente hanno presentato i progetti, in modo particolare Siderno e Benestare, quindi quel finanziamento non è andato perso, e quindi grazie anche all'impegno di Sua Eccellenza il Vescovo, e quindi anche questo è un lavoro che partirà e realizzeremo nel 2017. E nello scorso anno invece abbiamo provveduto, dando grande attenzione alle contrade, a riqualificare tutte le strade delle zone di San Fili, Licino, Baldaritta, Faria, attraverso un finanziamento residuo che abbiamo preso alla Cassa Depositi e Prestiti, proprio per dare grande attenzione a quelle che sono le aree periferiche della nostra città. Così come abbiamo riqualificato a Moschetta le zone di Contrada Capozza e Contrada Barro attraverso un finanziamento della provincia, un PIA di 150.000 euro. Come abbiamo anche, sempre con un PIA di 150.000 euro dovuto all'acquisto di importanti attrezzature, abbiamo riqualificato l'immobile, di parte dell'immobile di San Cono, lavori che adesso verranno terminati attraverso un altro finanziamento di cui vi dirò da qui a breve. Abbiamo realizzato, come sapete, la pista ciclabile sul lungomare per un bike sharing, per un finanziamento PIS di 450.000 euro, e come abbiamo anche sempre in un PIS abbiamo avuto il rifacimento del piazzale antistante il museo e tutta l'area che porta verso il teatro greco, romano, sempre un finanziamento PIS di 700.000 euro. Questi sono progetti già definiti, completati, fruibili da parte dei cittadini. Abbiamo realizzato sempre attraverso un PIS il centro servizi turistici, il progetto centro servizi turistici e centro approfondimenti studi Magni Greci,
che è stato un portale importante turistico che verrà presentato nelle prossime settimane per 324.000 euro, che è stato allocato come sede anche del centro di visite turistici presso Palazzo della Cultura, l'ultimo piano che è stato riammodernato ed arredato attraverso questo finanziamento. E poi grande attenzione dei lavori pubblici è stata rivolta alle scuole. E innanzitutto abbiamo recuperato un residuo di bilancio, un finanziamento vecchio di 141.000 euro da investire nella scuola media, un finanziamento che è rimasto bloccato in quanto la ditta era stata interdetta, l'abbiamo recuperato e abbiamo avviato dei lavori, sono già stati completati per 141.214. Abbiamo ottenuto poi un finanziamento dalla Regione Calabria di 350.000 euro sempre per la scuola media, intervento già realizzato, e come sapete la scuola media, che è l'unica scuola media della città di Rovere, internamente è stata riqualificata e quindi è oggi una struttura più che accettabile. È stata anche riqualificata la palestra scolastica grazie a soldi che l'assessore Senato ha ritrovato in bilancio, nei residui di bilancio. È stato anche fatto un impianto sportivo all'esterno nel cortile della scuola utilizzando risorse comunali per circa 40.000 euro. E sono stati completati nel mese di dicembre invece i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della struttura della scuola dell'infanzia Santa Monica, dove ci sono due sezioni di scuola materna e una sezione di scuola elementare. Sono stati spesi 176.920 euro. Anche qui un intervento importante che ha visto la riqualificazione dell'intera struttura, in modo particolare anche tutto il prospetto esterno che era fatiscente, decadente e abbandonato. E un progetto che abbiamo avviato durante il 2016, che completeremo da qui a qualche mese, che è un progetto a cui l'amministrazione ci teneva molto, è il progetto di rifacimento della scuola dell'infanzia di via Virgilio. E progetto ambizioso in quanto l'ex struttura è stata demolita e verrà realizzata una struttura a norma antisismica in legno. E strutture, come vi dicevo, i lavori sono in corso e è prevista la consegna per il 30 di aprile. Questa scuola dovrebbe andare ad ospitare tutte le sezioni della scuola dell'infanzia della città, raggiungendo un duplice obiettivo, sia quello di accorpare tutte le scuole, liberare alcuni plessi, e soprattutto quello di dare a tutti i bambini della città la medesima opportunità di utilizzare una struttura nuova, moderna e disponibile per tutti. E riprenderanno invece nei prossimi giorni i lavori di qualificazione dei marciapiedi del corso principale e di corso Vittorio Emanuele. A questo è un finanziamento di bilancio comunale, che erano fondi destinati appunto a lavori pubblici, e lavori che sicuramente sono stati sospesi per un problema con la soprintendenza, problema che è stato risolto, e quindi ritengo che da qui a qualche settimana ripartiranno questi lavori, che dovranno essere completati prima dell'estate. Altro lavoro importante è il completamento dei saloni di Palazzo Nieddu, quelli di proprietà comunale. Sapete, il Palazzo Nieddu è stato affidato alla sovrintendenza dei beni culturali e verrà inaugurato nelle prossime settimane il museo. Sono rimasti in disponibilità all'amministrazione comunale il piano terra, il salone grande a destra, e che andrà ad ospitare il polo bibliotecario, che attraverso questo finanziamento abbiamo appunto sistemato questo salone, arredato. E diciamo un arredamento iniziale, poi vi spiego il perché, come abbiamo sistemato il salone al secondo piano, che diventerà una sala lettura disponibile per tutti i giorni della città, che vorranno andare a utilizzarla anche per studiare, mancando un punto di ritrovo per la città. Perché l'arredamento è stato fatto un po' da parte, che il finanziamento era minimo? Perché c'è un altro finanziamento di 500.000 euro che
che abbiamo attivato tramite la provincia di Reggio Calabria del protocollo Fortunio, di questi 500.000 euro, una parte, circa 110.000 euro, saranno investiti per l'arredamento di questa sala, andando a trasformare la biblioteca in un vero polo bibliotecario importante e diciamo di un certo livello, appunto, per una città che punta alla cultura come sta facendo questa amministrazione. La rimanente parte di questi soldi verranno investiti per riammodernare via Margherita di Savoia nella parte retrostante Palazzo Nieddu, che è una via importante ma che oggi è in condizioni non gradevoli. E abbiamo riqualificato il marciapiede davanti alla scuola di Amicis, investendo risorse comunali, fatto un'economia utilizzando 20.000 euro di risorse comunali, e sempre soldi di residui destinati ai lavori pubblici. E come abbiamo utilizzato, sostituendoci all'ente competente, abbiamo fatto la pulizia dei valloni comunali, prevenendo situazioni di disagio. Infatti è uno dei pochi comuni che sia nell'alluvione del 2015 sia in quella del 2016, lo scorso 25 novembre, ha avuto minori disagi. Ci sono state alcune situazioni che abbiamo investito 120.000 euro in lavori di sommergenza, ma non sono stati derivanti appunto dai valloni, ma da altre situazioni. Diciamo che la pulizia dei valloni, che è stata fatta in via preventiva dall'amministrazione comunale investendo queste risorse, è stata fondamentale per evitare disagi ai cittadini, in modo particolare nel vallone fondo, che è il vallone più importante della città. Sempre attraverso lo strumento del project financing, invece, stiamo riqualificando la rete fognaria cittadina attraverso la società Marito Acque, che ha sostituito la Siderno Ambiente, e andremo a sostituire entro il 2017 tutti i misuratori d'acqua nelle utenze private, con una serie di benefici che poi vi spiegherà meglio il vice sindaco. Infine, queste sono una serie di lavori pubblici che, malgrado la difficoltà di non avere una struttura comunale adeguata, siamo riusciti a mettere in cantiere, a portare avanti. Alcuni sono stati ultimati, altri sono in fase di ultimazione, proprio perché riteniamo che attraverso i lavori pubblici, attraverso la serie di finanziamenti, si possa migliorare quella che è la situazione della città. Infine volevo evidenziare come c'è stato anche su altri lavori non direttamente fatti dall'amministrazione comunale, ma sui quali l'amministrazione comunale ha avuto un ruolo importante di condivisione e di supporto, appunto la ristrutturazione di Palazzo Nieddu, che è stata fatta con il Ministero dei Beni Culturali, un investimento di 2 milioni di euro. E la realizzazione del nuovo istituto professionale per 3 milioni di euro, che i lavori partiranno entro fine gennaio, così come anche il nuovo istituto alberghiero per un altro lavoro di 6 milioni e mezzo di euro, sono fondi derivanti sempre dal protocollo Forever, partiranno anche questi, in quanto l'iter è stato definito col Giugno Civile dopo diversi incontri e con la provincia di Reggio Calabria, lavori che partiranno appunto entro fine gennaio. Come anche c'è stato un nostro impegno, e voglio anche ringraziare il Presidente del Tribunale e il Procuratore, per far ripartire i lavori del nuovo Palazzo di Giustizia, che era rimasto fermo da 2 anni, e anche qui c'è stata un'azione costante da parte di questa amministrazione comunale con il Provveditorato, insieme al Presidente, insieme al Procuratore, per evitare che quell'opera divenisse un'incompiuta all'interno della città. Infine abbiamo ottenuto, grazie alla provincia di Reggio Calabria, l'utilizzo della loro capacità di indebitamento per 6 lavori che sono in fase di i progetti sono ultimati, stanno per essere presentati alla stazione unica appaltante, e sono quelli che riguardano la riqualificazione dello stadio comunale con un importo di 800.000 euro, la riqualificazione della biblioteca comunale via Margherita di Savoia, che vi dicevo prima, per 500.000 euro, la ristrutturazione dell'immobile di San Cono, il completamento della scuola di Moschetta con annesso centro di integrazione giovanile per 1 milione di euro, la riqualificazione dello stadio comunale di Contrada Ligino per 500.000 euro,
il percorso di mobilità scolastica e segnaletica, interventi sulle strade e marciapiedi per 500.000 euro e la ristrutturazione dell'ex liceo scientifico di via Trento per 750.000 euro, che sta alle spalle di Palazzo della Cultura. Questi sono lavori che andranno in appalto da qui nei prossimi mesi e sono anche queste opere fondamentali per il rilancio della città. Infine l'amministrazione è stata presente e ha partecipato a tutti i bandi possibili e immaginabili, e in alcuni non abbiamo ottenuto nessun finanziamento, in altri abbiamo ottenuto finanziamenti. Per questo voglio ricordare il finanziamento di 1 milione di euro per riqualificare i marciapiedi di via Matteotti, che è la seconda strada importante dopo il corso, e finanziamento ottenuto nei patti per il sud della città metropolitana. E abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento per il completamento della scuola media maresca, diciamo per il prospetto esterno, di 750.000 euro attraverso il decreto mutui della regione Calabria. E c'è un altro finanziamento invece di 600.000 euro per quanto riguarda il dissesto idrogeologico per sistemare e completare i lavori del vallone fondo, del vallone Santo Stefano, attraverso l'autorità per il dissesto idrogeologico. Questa notizia di qualche settimana fa. Infine abbiamo partecipato a un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le aree degradate, ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. Ora questi lavori avranno un percorso burocratico non semplice, ma che seguiremo, e sicuramente non nell'immediato ma nei prossimi anni sicuramente logherà anche questi finanziamenti. Quindi c'è stato un notevole impegno da parte dell'amministrazione comunale. Voglio ringraziare non solo i componenti dell'esecutivo ma comprendo tutto il Consiglio Comunale per aver sostenuto e lavorato in situazioni, ripeto, di disagio, perché non è facile amministrare senza soldi, non è facile amministrare davanti a un debito macroscopico. Dicevamo ieri con il vice sindaco, abbiamo fatto anche i commissari liquidatori all'interno di questo ente, affrontando quotidianamente situazioni di difficoltà. E quindi diciamo che è un lavoro immane, un lavoro fatto non senza nessun interesse, ma solamente nell'interesse esclusivo della collettività, per il bene che vogliamo, l'amore che proviamo nei confronti della città dove siamo nati e cresciuti e dove vogliamo rimanere, e per rispetto ai nostri figli, e con l'obiettivo di creare una città diversa, una città importante, una città come era una volta Locri, senza nulla togliere gli articoli del comprensorio, dove cerchiamo di confrontarci quotidianamente per risolvere insieme alcune problematiche. Faremo di tutto anche per evitare che alcune scuole cittadine possano essere trasferite in altri comuni, come si paventa per una situazione appunto temporanea per quanto riguarda l'istituto professionale, anche se qui andrebbe fatto un ragionamento globale anche con il comune di Siderno per quanto riguarda tutte le scuole, quale scuola dimostrare a Loghi e quale scuola dimostrare a Siderno, come faremo di tutto per evitare che l'Agenzia delle Entrate possa essere trasferita in altro comune, perché credo che l'Agenzia delle Entrate sta cercando locali per non pagare l'affitto, che riteniamo essere una cosa un pochino assurda, che l'Agenzia delle Entrate, che è l'agenzia che introita denari, non voglia pagare, tra l'altro un apparato dello Stato importante, non voglia pagare la locazione, vada cercando e faccia pressioni anche su altri comuni o ricattando i comuni per evitare che questa struttura venga portata in altri posti. Quindi faremo di tutto, perché riteniamo assurdo che Loghi, che sede di tribunale, sede di ordine dei commercialisti, ordine degli avvocati, e quindi sia di riferimento anche di lavoro per molti professionisti, e venga privata di questa importante apparato. C'è stato un confronto sulla ricerca di locali da parte loro, ma il Comune al momento non ha dei locali disponibili da dare appunto all'Agenzia delle Entrate. Quindi gli obiettivi del 2017 sono quelli di completare questi lavori,
l'obiettivo ambizioso è quello di realizzare il porta a porta, appunto, al sistema dei rifiuti, che come dicevo prima fino ad oggi ha relativamente funzionato, ma non ha sicuramente creato disagio a nessuno, perché non abbiamo avuto accumuli di rifiuti malgrado la carenza di personale. E ripristinare il servizio mensa nelle scuole e poi lavorare a tutte quelle iniziative che servono per dare decoro alla nostra città. Obiettivi, diciamo, non abbiamo obiettivi e cose inimmaginabili, abbiamo pochi atti, poche cose, ma cose concrete da portare avanti, proprio per appunto e creare condizioni serene per i nostri cittadini, condizioni di sviluppo, perché se c'è una città che funziona bene si può parlare di sviluppo, e soprattutto cercheremo anche di confrontarci con le associazioni di categoria per capire quello che è un problema serio che riguarda il futuro dei nostri giovani, cosa si può fare per creare condizioni di lavoro su questo territorio. E lo faremo anche all'interno dell'Assemblea dei Sindaci, che auspichiamo possa riprendere un percorso che fino ad oggi è un'istituzione che non ha prodotto nulla di interessante, nulla di positivo, e auspichiamo che dopo l'approvazione da tutta la città metropolitana, l'istituzione delle zone omogenee possa riprendere questo percorso, perché ritengo che i comuni del territorio debbano fare sinergia per ottenere dei risultati. Tutto qui, lascio la parola anche al vice sindaco, che vi chiederà anche meglio la situazione finanziaria dell'ente, anche del personale, dell'importante lavoro che è stato fatto e anche del lavoro che lo aspetta nel settore appunto dei rifiuti, con questa delega obiettivo che è quello della raccolta dei rifiuti porta a porta. Sarò breve per due motivi. Uno, perché il sindaco mi sembra che abbia un po' sintetizzato quali sono stati gli obiettivi. Sì, le ha sintetizzate, perché c'è in quattro. Come, scusa? Il rimpasto riguarda le deleghe o i no? Non ha parlato del rimpasto. Rispondo a questa domanda. È normale che siamo in una fase, non c'è un problema politico, innanzitutto ti riesco questo, perché questa amministrazione non ha mai avuto nessun problema politico, si è tirato fuori l'assessore Passafaro per delle incomprensioni, ma come diceva l'altro giorno che sarà a fare in consiglio, non ha creato poi ostacoli, cose varie, ha continuato il suo percorso. E non c'è nessun problema politico oggi, c'è solamente serve un maggiore impegno da parte degli assessori, dei componenti della giunta, per raggiungere determinati obiettivi. Quindi andremo a capire oggi chi è disponibile da qui a fine consigliatura e a dare questo maggiore impegno necessario, perché noi dobbiamo raggiungere determinati obiettivi, dobbiamo consegnare la città con la realizzazione del programma, non c'è nessun altro, non c'è problema con nessuno. Capite questa cosa? Non vorrei essere stato equivocato, cioè, bisogna capire degli assessori chi se la sente o chi, anche se c'è qualcuno che ha maggiori impegni di lavoro, altre varie, noi abbiamo bisogno, anche perché spesso andiamo a sostituirci all'apparato burocratico che oggi è carente e deficitario, e quindi ci spetta un compito, diciamo, sostitutivo, un maggiore compito, solamente questo, cioè non è Stavo dicendo, ha sintetizzato, perché ogni argomento trattato meritava sicuramente un'attenzione maggiore, perché le cose sono state tante, quindi c'è poco da aggiungere. In riferimento alle deleghe che ho avuto in questi quasi 4 anni, possiamo dire, sia per quanto riguarda il bilancio, tributi e personale, sapete tutti che siamo in attesa da parte della Corte dei Conti per il piano di riequilibrio, che naturalmente fiduciosi accetteremo, e poi vedremo se ci sono delle condizioni diverse, l'esito della delibera della Corte dei Conti. Per quanto riguarda la novità e per quanto riguarda i tributi,
perché sui tributi dobbiamo dare una maggiore attenzione di quello che abbiamo fatto. Stiamo valutando se ci sono le condizioni anche di procedere all'esterno per l'incasso di questo importante settore, che è quello dei tributi. La Giunta nei prossimi giorni valuterà il tutto e poi porterà all'attenzione del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il personale, proprio l'ultima giunta abbiamo approvato la delibera dove non c'è più eccedenza del personale, quindi abbiamo esaurito questa fase che dura da 3 anni per quanto riguarda l'eccedenza del personale. Abbiamo 96 in dotazione organica, occupati per 91, quindi abbiamo 5 posti liberi in dotazione organica. Abbiamo 96 in dotazione organica, di cui 91 occupati, quindi 5 sono liberi, di cui 4 sono full time e 1 è part time, perché qualcuno è andato in pensione non col prepensionamento e qualcuno purtroppo qualche dipendente è venuto a mancare. Quindi molto si è fatto sul personale, molto si è fatto sui tributi, molto si è fatto sui conti dell'ente. Certo, questa è una città non facile da governare come tante altre città. Noi abbiamo ereditato una città, lo sapevamo, e quindi non stiamo qui a fare colpi a nessuno. Sapevamo di avere una città, di governare una città con mille difficoltà sui rifiuti, sui tributi, sul bilancio e quant'altro. E ci siamo dati da fare. Quello che prima diceva il sindaco sui lavori pubblici è una cosa importante. Naturalmente il 2017 e parte del 2018 contiamo di incassare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, sia per quanto riguarda i lavori pubblici, sia per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda il PSC, il piano spiaggia e quant'altro. È stato un lavoro sicuramente duro, un lavoro di squadra, che non vi nascondo che ci sono state delle difficoltà, ci sono state delle incomprensioni, ma come sempre nelle migliori famiglie, questo non può mancare. Però siamo venuti fuori, ritengo, in modo dignitoso. Un ringraziamento anche ai colleghi, naturalmente, del Consiglio Comunale, di maggioranza, che non fanno parte dell'esecutivo, che hanno sicuramente condiviso spesso in Consiglio Comunale quello che noi giornalmente andavamo ad affrontare per quanto riguarda le problematiche della città. Mi soffermo qualche minuto in più rispetto a quello che ha detto il sindaco per quanto riguarda la delega dell'ambiente, che naturalmente ha trattenuto dopo la dimissione del collega consigliere Passafaro. L'ambiente non è stato abbandonato perché non volevamo attenzionarlo, ma perché abbiamo dato priorità ad altro. Quindi abbiamo dato priorità ai conti, abbiamo dato priorità alle scuole, abbiamo dato priorità anche all'ambiente, dove abbiamo liberato la città da montagne di rifiuti. Ora sicuramente dobbiamo fare un lavoro di qualità, e la qualità non può che non passare attraverso la differenziata e il porta a porta. Noi contiamo nel mese di giugno di poter avere questo servizio porta a porta, perché partirà il bando, perché stiamo già lavorando. È vero che il sindaco a breve conferirà altre deleghe di modo là, ma stiamo già lavorando insieme col sindaco e gli altri colleghi della giunta. Partirà sicuramente il bando, che ci vedrà naturalmente e sarà finanziato sia con la tariffa che noi ogni anno approviamo in giunta e poi in consiglio comunale, e parteciperemo anche al bando che la regione da qui a breve approverà, e quindi noi ci vedrà anche in questo caso per poter partecipare. Quindi avremo occasione per parlare. Avremo occasione assolutamente di come verrà organizzato il servizio, ma sicuramente da qui a breve vedremo notizie su come quello che andremo a fare per quanto riguarda il porta a porta. Certo, poi serve molta collaborazione dei cittadini, perché lo sapete, i comuni vicino a noi, più piccoli e più grandi, sono partiti sulla differenziata, le difficoltà ci sono, spesso ci sono cittadini che conferiscono negli altri comuni, perché i comuni oggi non per colpa di chi amministra, ma perché ci sono cittadini che non sono registrati alle utenze, e quindi non essendo registrati non hanno il servizio a casa, da qualche parte questa devono. Quindi le difficoltà che hanno i comuni, gli amministratori ad affrontare questo problema. Ci sarà un problema che sicuramente anche l'Ocri avrà quando partirà con la differenziata, quindi bisogna
avere massima collaborazione con i comuni vicini. Siamo uno degli ultimi comuni rimasti ancora per poter fare il servizio a porta a porta, ma come dicevo prima non è che l'abbiamo abbandonato, abbiamo avuto altre priorità. Per quanto riguarda, abbiamo anche dei crediti, e chiudo sul problema dei crediti, abbiamo i crediti con il Ministero di Grazia e Giustizia, abbiamo i crediti con l'ASP, proprio l'altro giorno abbiamo incontrato il senatore D'Ascola qui al comune, che è venuto a fare visita al tribunale, prima è passato a salutare il sindaco e gli amministratori che l'hanno incontrato. Sì, abbiamo detto qual è la problematica per quanto riguarda queste risorse che non stiamo incassando, si è dato massima disponibilità a controllare, a verificare se quanto stiamo dicendo corrisponde al vero, nello stesso tempo può venire incontro come ha già fatto per altri comuni della Locride, per questo lo ringraziamo. Stessa cosa dovremmo incassare dall'ASP. Tenete conto che stiamo parlando tra ASP e Ministero di Grazia e Giustizia intorno a 5-6 milioni di euro, che è tantissima liquidità che ci permette. 5-6 milioni della regione. Nella regione riferimento a che cosa? Assunzioni. Ah sì, ma assunzioni per sì, abbiamo anche da incassare con la regione, dice il sindaco, però abbiamo fatto anche delle transazioni con la regione, perché noi anche la regione, per quanto riguarda proprio nel sistema rifiuti, abbiamo fatto una transazione per quanto riguarda i rifiuti per il conferimento in discarica, e quindi abbiamo ceduto anche noi dei crediti alla regione per poter compensare. Naturalmente è attenzionato anche il problema Sorical, che ci vede nella lista dei morosi come anche altri comuni. Volevo tranquillizzare la città, che intanto il comune di Locri ha pagato debiti pregressi pari a 5 milioni di euro in più per quanto riguarda la Sorical, che stiamo con i ruoli, ancora siamo indietro, ma partiranno gli ultimi ruoli 2014, 15 e anche 16, perché dobbiamo incassare per poter pagare. Siamo in attesa di fare un incontro con la Sorical per definire, siamo in regola con la transazione pregressa, dove paghiamo 37.000 euro al mese, sempre alla Sorical, per debiti pregressi, oltre ai 5 milioni di euro che abbiamo pagato. Stiamo incassando a rilento, proprio perché ancora non abbiamo mandato questi ultimi ruoli, ma capite bene che se andiamo ad incassare quei crediti che vantiamo dall'ASP, i crediti che vantiamo dal Ministero di Grazia e Giustizia, non solo paghiamo l'arretrato della Sorga, ma pagheremo anche i debiti che abbiamo già riconosciuto in bilancio e quant'altro. E mi spingo a dire che questo comune, avendo questa liquidità e mettendo a posto il bilancio, mettendo a posto anche la cassa, perché anche qui nel 2017 andremo ad affrontare un blocco di somme fatto negli anni pregressi che pari a 1 milione di pignoramenti di debiti già pagati e mai svincolati, sia presso la tesoreria sia presso l'ufficio postale, quindi sono somme che faranno cassa ed entreranno all'interno del comune. Incassando questa liquidità, non solo abbiamo messo a posto il bilancio, ma abbiamo messo a posto la cassa. Messo a posto il bilancio e cassa, e facendo ripartire i tributi, ritengo che il comune ha sicuramente la possibilità di fare, non di andare nei 10 anni per quanto riguarda il piano di riequilibrio, ma fare richiesta di uscire dal predissesto e poter avere un comune tranquillo, sereno, e poter continuare, poter investire anche attraverso la cassa dei depositi e prestiti, e sicuramente affrontare con uno spirito diverso le problematiche che giornalmente noi abbiamo all'interno del nostro comune. Diceva il sindaco che mancano 18, un anno e mezzo da qui alla fine. Ci siamo posti degli obiettivi, dobbiamo sicuramente ritrovare le forze per poter affrontare meglio questo anno e mezzo. Consegneremo sicuramente una città diversa a chi ci sostituirà dal 2018 in poi, chi verrà a sostituirci o sarà questa compagine o sarà un'altra. Sicuramente chi governerà questa città governerà una città sicuramente diversa, una città non per come l'abbiamo trovata, ma era un obbligo amministrativo fare, quindi non è che abbiamo fatto qualcosa di speciale, era un obbligo farlo e l'abbiamo fatto. Troverà una città sia non solo per quanto riguarda il bilancio, per quanto riguarda i tributi, per quanto riguarderà i rifiuti, per quanto riguarderà i lavori pubblici, gli strumenti urbanistici, la scuola, la cultura e quant'altro. Troverà un comune dove ci sono meno dipendenti, se abbiamo 96 invece di avere 140, quindi abbiamo
lasceremo o ci sarà una continuità amministrativa, questo poi lo decideranno i cittadini, non siamo noi a deciderlo. Naturalmente è giusto dire che il rendiconto, che è obbligo di legge da fare, sarà, non può che non essere un rendiconto positivo, lo stiamo già anticipando, può essere perfetto se incassiamo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, ripeto, lavori pubblici e quant'altro, se portiamo a termine il porta a porta e se, come sicuramente ci auguriamo, abbiamo l'ok positivo dalla Corte dei Conti. Quindi a questo punto ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha dato fino a questo momento, lo ringrazio anche per quest'ultima delega che dirà nel rimpasto. Non sarà sicuramente una delega facile, lo sapete, ma perché nel mondo dei rifiuti non è solo i rifiuti, ci sono anche altre cose, come ci sono anche le manette, le abbiamo evitate nel modo come abbiamo operato, lo eviteremo anche per quanto riguarda i rifiuti. Noi abbiamo operato non sempre con massima trasparenza, legalità, poi si possono anche commettere degli errori, ma sicuramente non errori di quel genere. Dicevo, è difficile perché non è solo i rifiuti, c'è anche la depurazione. Abbiamo, come diceva il sindaco, siamo intervenuti con la nuova società dove abbiamo fatto la transazione, dove abbiamo anche pagato per quanto riguarda quest'ultima transazione. Stiamo lavorando per avere, ci sarà un progetto a breve esecutivo dove ci saranno fatti degli interventi in città della rete, per quanto riguarda la rete fognaria mancante. Abbiamo già iniziato su un progetto che ancora non è esecutivo, quindi abbiamo anticipato, grazie alla disponibilità anche della ditta che si è appaltato, un lavoro per risolvere un problema serio che abbiamo nella via provinciale, quindi con Merici e quant'altro, ma ci saranno anche altre zone, a Moschetta, a San Fili, zone anche qua in città, che saranno completate. Ci sarà questa gestione non solo per quanto riguarda la depurazione, ma anche per quanto riguarda la riscossione del canone idro. Quindi ci sarà la sostituzione anche dei contatori, ci sarà la lettura quindi dei contatori in modo automatico, quindi ogni due mesi ci sarà la bolletta a casa. Saremo uno insieme agli altri comuni che hanno aderito, tra i primi comuni ad avere questo servizio. Quindi come vedete c'è tantissima carne a fuoco, quindi come dicevo la sintesi, perché ogni argomento meritava quantomeno un'ora di discussione, ma non possiamo farlo. Ritengo che questi incontri, anche in modo specifico, da qui alla fine li faremo, chiamando argomento per argomento, così abbiamo la possibilità di spaziare sull'argomento che indicheremo, e daremo anche spazio a voi a qualsiasi domanda che ci sarà sempre presente da parte di voi. Siete bravi giornalisti, l'unica cosa che vi chiediamo, dateci una mano, non mettendoci in risalto, non mettendo in risalto i buoni risultati, questo lo faranno i cittadini, ma solamente segnalandoci dove le cose non vanno bene, è giusto che sia fatto nella giusta cura da parte vostra. Quindi non l'avete mai fatto, non attaccandoci, ma solamente segnalandoci dove ritenete che le cose non vanno bene.